collante per tenere salda la memoria. Con queste parole piene di commozione, il presidente della sezione di Caselle in Pittari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il maresciallo Antonio Russolillo, ha definito la celebrazione che si è tenuta domenica nella chiesa dell'Immacolata di Sapri, in ricordo dei militari dell'arma caduti in servizio e non solo, e dei loro familiari deceduti. Ad officiare la messa solenne, Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi Teggiano-Policastro, insieme ai parroci Don Raffaele Brusco e Don Nicola Romano, davanti a numerose autorità civili e militari, tra cui reduci e carabinieri in pensione. In prima fila i membri della sezione di Caselle in Pittari, che nell'ottobre scorso è stata intitolata al compianto brigadiere Carmine Tripodi, originario di Torre Orsaia, ucciso brutalmente nel 1985 dall'Andrangheta. Particolarmente commovente e sentito il momento in cui il maresciallo Russolillo ha letto i nomi dei caduti, tutti originari della provincia di Salerno, tra cui Policastro Bussentino, San Giovanni a Piro, Sapri, Rocca Gloriosa, Sala Consilina e Centola. Abbiamo fortemente voluto questo momento di commemorazione, dice il presidente Russolillo, ricordare i carabinieri caduti nell'espletamento del proprio dovere, ma anche i soci dell'ANC che non sono più tra noi e i loro familiari, è un modo per trasmettere alle nuove generazioni il senso di abnegazione, lo spirito di sacrificio e il darsi al servizio della collettività da parte di queste persone.